a tutti ragazzi e ragazze, io sono Claudia, bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per realizzare insieme a voi questo portaocchiali con la chiusura a clic-clac. Vi ricordo come sempre che se provate a realizzarlo mandatemi le foto sul gruppo Facebook Mari e le amiche uncinettine. Quello che ci occorre per realizzare questo portaocchiali è un clic-clac. Io andrò ad utilizzare questi qua in plastica. Ho scelto questo colore bluette. Vedete, questi sono in plastica, sono nuovi, non li ho ancora mai usati, li vado ad utilizzare oggi per la prima volta. E poi andrò ad utilizzare del cordino Swan, due avanzi che io avevo in casa di questi due colori, quindi uno blu come il clic-clac e l'altro invece un blu più scuro. E scelgo questi due colori anche perché lo voglio abbinare a una sacca che ho realizzato proprio con questi due colori qua. Quindi il portaocchiali dà un coordinato con questa sacca, quindi da qui la scelta dei colori. E poi vado ad lavorare il tutto con un uncinetto numero 3. Il cordoncino Swan è il cordoncino Minion. Vi ricordo che tutto il materiale, come sempre, lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Allora, prendiamo il nostro uncinetto, facciamo il cappio e iniziamo il lavoro avviando 10 catenelle. Una volta lavorate tutte e 10 le nostre catenelle, ne facciamo una in più per girare, 11, e poi andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni catenella. Arrivati nell'ultimo punto abbiamo fatto una maglia bassa, adesso sempre nello stesso punto andiamo a fare altre 3 maglie basse, sempre nello stesso punto. E 3, vedete che ho sempre puntato nello stesso punto e ho fatto 3 maglie basse più l'altra, in teoria sono 4, in realtà sono 4, ok? Quella che c'era qui come fine giro più altre 3. Adesso vedete che siamo arrivati da sotto e quindi proseguiamo il giro facendo altre maglie basse, una per ogni catenella. Arrivati qui nell'ultimo punto, dobbiamo fare altre 3 maglie basse, esattamente come abbiamo fatto nell'altra estremità. Quindi una nello stesso punto, 2 e ancora sempre nello stesso punto l'ultima, la terza. E voilà, abbiamo un mini fondino. Adesso facciamo ancora un giro di tutte maglie basse, però senza più aumenti, lavorando semplicemente le maglie come si presentano. Così tutto attorno. Una volta terminato anche questo giro, facciamo una catenella. Voltiamo il lavoro in questo modo e andiamo a lavorare due giri di maglie basse così come si presentano. Quindi senza né aumenti né niente, semplicemente andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni punto. Una volta realizzati anche questi due giri di maglia bassa, vedete che abbiamo una piccola barchettina. Adesso dobbiamo iniziare la lavorazione vera e propria che andremo a fare a punto canestro. Quindi punto canestro, per chi non lo conosce, si alterna una maglia bassa con un punto allungato, ovvero una maglia bassa, però invece di prenderla qui dove andremo a puntare di solito, andiamo a puntare nel giro sotto. Sempre qui, ma nel giro sottostante. Vedete, tiriamo il filo lungo e poi chiudiamo come fosse una maglia bassa normale. Il punto seguente andiamo a fare una maglia bassa.
Quello dopo ancora, di nuovo andiamo a fare un punto allungato, quindi punto, vedete, nel giro di sotto. E poi chiudo come fosse una maglia bassa, dopodiché facciamo una maglia bassa di nuovo. E un punto allungato dove invece vado a prendere qua sotto. Una maglia bassa. E così via, alternando questi due punti. Nel giro seguente dobbiamo andare ad invertire, ovvero dove abbiamo la maglia bassa dobbiamo andare a fare il punto allungato puntando un giro sotto e dove abbiamo il punto allungato dobbiamo andare a fare una maglia bassa. Quindi io adesso qui avevo la maglia bassa, vedete che vado a puntare un giro sotto per poter fare il primo punto allungato del secondo giro, in questo modo. Nel punto seguente che era allungato invece vado a fare un punto basso e così via. Vedete che alterniamo in questo modo, adesso qui vado di nuovo a fare un punto allungato. Adesso faccio una maglia bassa, di nuovo un allungato, una maglia bassa, di nuovo un punto allungato e così via. Per tutti i giri. Allora, io adesso farò circa tanto così con questo blu e poi andrò a cambiare, andrò ad usare questo blu più elettrico e farò l'altro pezzo. Ok? Dobbiamo andare avanti per tutto, per quasi tutto l'altezza del nostro portaocchiali. Allora, ho realizzato la prima parte del mio portaocchiali dove la prima striscia l'ho realizzata blu scuro e poi il resto con un altro blu. Adesso, io utilizzando il blu scuro, andiamo a fare la parte che ci manca arrotondata per poi andare ad attaccare qua il nostro clic-clac. Quindi adesso vediamo appunto come fare questa prima parte. Allora, ho realizzato la prima parte del pezzo che vedete che va a stringersi, sul quale poi andremo a montare il nostro clic-clac. Così. Adesso vi faccio vedere come realizzarlo dall'altro lato. Allora, per prima cosa facciamo il cappio sul nostro uncinetto, andiamo a inserirci nella esatta metà del nostro lavoro, quindi vedete che io qua sono già stata da metà a metà, adesso vado a ripuntare perché dobbiamo andare a fare un giro di nuovo di punto canestro con il cordino blu scuro, puntando dalla metà del nostro borsellino all'altra, quindi vedete che io mi sono inserita qua. E vado a fare la mia prima maglia bassa in questo modo. Il punto successivo è un punto canestro. Poi faccio di nuovo una maglia bassa, un punto canestro. Un punto basso, un punto canestro e così via per tutta questa prima metà, quindi da qui fino all'altro angolo. Allora, una volta realizzato tutto il giro che va da una metà all'altra, dobbiamo fare una catenella, voltare il lavoro. Da adesso in poi lavoreremo maglia bassa. E salteremo il primo punto. Invece di lavorare nel primo punto, lo saltiamo, andiamo a puntare direttamente nel secondo. Quindi invece di puntare qua, vado a puntare nel punto successivo e vado a lavorare tutte le mie maglie basse così come si presentano. Quando ci restano due punti, saltiamo il penultimo punto, andiamo a puntare direttamente nell'ultimo e facciamo una maglia bassa, che sarebbe con una diminuzione. Dopodiché facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e lavoriamo le maglie così come ci si presentano per altri tre giri, senza più diminuire, semplicemente andando a lavorare una maglia bassa per ogni maglia sottostante, per altri tre giri.
Adesso dobbiamo andare ad attaccare come ultima cosa il nostro clic clac al portaocchiali terminato. Allora, adesso dovete procurarvi un ago con del filo. Io ho scelto di usare un filo blu scuro, così anche se il clic clac è più chiaro, però ho scelto di usare il colore più scuro. Però poi potete usare anche il filo invisibile, esistono dei fili invisibili, potete usare anche quello, così è nylon trasparente e non si vede nulla. Io adesso volevo usare il blu, avevo in casa questo e volevo usare questo. Quindi ci inseriamo con l'ago in un punto del nostro, diciamo, portaocchiali. Dopodiché prendete il vostro clic clac, che per attaccarlo deve essere aperto, mi raccomando. Lo posizionate esattamente dove volete che vada. Quindi nel mio caso in questo modo, ok? Dopodiché siete già inseriti all'interno del vostro portaocchiali lavorato, quindi con l'uncinetto dovete semplicemente passare attraverso il primo foro del vostro clic clac aperto, fate uscire l'ago dall'altra parte e tirate. Dopo qualche punto vi starà fermo, ok? Quindi vi sarà molto più semplice poi attaccarlo, però così. Adesso con l'ago passate dall'interno verso l'esterno nella parte lavorata del vostro portaocchiali. Quindi così. Tirate il filo, passate attraverso il secondo foro del vostro clic clac e di nuovo tirate il filo. Adesso di nuovo dall'interno verso l'esterno, passate nella parte lavorata all'uncinetto, vi inserite nel foro del vostro clic clac e fate scorrere. Nuovamente con l'ago esco nella parte lavorata all'uncinetto, così mi inserisco nel foro successivo del clic clac e tiro. Vedete? Ancora. E dovete proseguire così, passando sempre, vedete, attraverso la parte lavorata all'uncinetto e attraverso il foro del vostro clic clac. Dovete proseguire così per tutta l'ampiezza della nostra chiusura, quindi per tutti i fori di questo lato, quindi tutto così fino da questa parte, e poi ripetere lo stesso procedimento dall'altro lato. E vedete che qua ci sono i puntini che si vedono in contrasto di dove sono già andata a cucirlo. Ecco qui, ho terminato di realizzare, di attaccare il clic clac e quindi di conseguenza di realizzare questo porta occhiali, che può essere un porta occhiali da vista ma anche un porta occhiali da sole, e potete farli abbinati alle vostre borse in modo da poter portare i vostri occhiali sempre con voi. Vedete, adesso qui l'ho riempito comunque così l'apertura, e averlo coordinato alle borse. Infatti il mio è coordinato a una sacca che avevo già fatto qualche tempo fa, ho già pubblicato anche il tutorial, e questo portaocchiali è abbinato appunto a quella borsa. Spero che il progetto vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Se provate a realizzarlo, mi raccomando, mandatemi le foto sul gruppo di Facebook Mari l'amica uncinettina. Io vi mando un bacione enorme e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!